Ciao da Giusy! Ciao da me! Oggi vi vogliamo rivelare le anticipazioni Uomini e Donne Tronover. Registrazione del 18 aprile 2018. Ebbene, vediamo che cosa è accaduto. In questi giorni si mormorava che tra Giorgio e Gemma ci fosse stato un riavvicinamento. Questo discorso è nato proprio perché i due hanno partecipato alla trasmissione del Maurizio Costanzo Show e hanno anche ballato insieme. Quindi si avvertiva una specie di riavvicinamento. Coloro che hanno visto la puntata non hanno potuto fare a meno di notare il classico sguardo languido della Galgani mentre ballava col Manetti e quasi se lo avvinghiava. Invece non è così, vi dobbiamo deludere, perché Gemma sta puntando gli occhi al nuovo arrivato, Marco. Il famoso Marco direttamente da Siviglia, come dice Tina. Quel bellissimo uomo dagli occhi azzurri, affascinante, dal capello brizzolato e che è stato un ex spogliarellista. Ma attenzione, attenzione! Notizia importante, pare, ma la notizia è stata data per certa, che in occasione del 25 aprile Gemma Galgani passerà diversi giorni con il suo nuovo corteggiatore Marco. A quanto pare lui ha già prenotato una camera di un albergo. Quindi Marco ha prenotato la camera, non ha specificato se ha prenotato una camera, due camere singole o ha prenotato una camera doppia, ma le anticipazioni Uomini e Donne dicono che Tina chiederà proprio a Marco come ha intenzione di regolarsi proprio per passare la notte. Diciamo che Marco ha risposto dicendo che ha prenotato una sola camera e questa risposta ha fatto scaldare lo studio. Inevitabili tutti i mormori di approvazione, disapprovazione. Insomma, morale della favola, sembra proprio che durante il 25 aprile Gemma Galgani e Marco, il nuovo corteggiatore, passeranno dei giorni di vacanza insieme e dormiranno nella stessa camera. Probabilmente farà acquisti, comprerà un completino intimo bianco, come era già successo con Marco Firpo, se vi ricordate. Già me la vedo la Gemma Galgani in lingerie bianca. Assolutamente. Cambiamo storia e parliamo di Sossio Aruta. Sossio Aruta, il calciatore napoletano! Se vi ricordate, eravamo rimasti che Sossio doveva scegliere tra Chiara e Ursula. Ebbene, Maria De Filippi lo sta mettendo alle strette. In poche parole, Maria De Filippi sta un pochino pungolando Sossio, dicendogli: Sossio, prendi una decisione, non puoi stare qua a passare ore e ore nell'eterna indecisione tra Chiara e Ursula, prendi una decisione e escitene dallo studio. Esatto, a quanto pare, diciamo, questa tra virgolette costrizione ha dato molto fastidio a Sossio, tant'è vero che i toni si sono riscaldati. Assolutamente, abbiamo visto, cosa che ultimamente sta accadendo abbastanza spesso, la Maria De Filippi abbastanza alterata in merito a questa cosa qua. Perfetto, passiamo ad Ida e Riccardo. La coppia più bella del mondo, Ida e Riccardo, cosa staranno combinando i due? E anche più discussa. Ebbene, dalle ultime anticipazioni Uomini e Donne è emerso che i due hanno continuato a litigare e hanno trascorso tutto il loro tempo fuori nel backstage. Praticamente quella coppia vive eternamente nel backstage di Uomini e Donne e sembra che non siano più rientrati durante tutta la puntata. Questa notizia non si sa se è stata voluta dalla redazione o semplicemente dai due protagonisti. E a questo punto la curiosità è quella di sapere come si evolverà la storia tra Gemma e Marco, che decisione prenderà Sossio e che fine faranno Ida e Riccardo. Per saperlo non vi resta altro che restare sintonizzati sul nostro canale, mettere mi piace, iscriversi al canale, cliccare la campanellina e restare in attesa dei nuovissimi aggiornamenti che pubblicheremo ogni giorno. E a breve vi comunicheremo anche altri scoop che riguardano Temptation Island VIP. Restate sintonizzati perché anche su Temptation Island VIP ne abbiamo di cose da dirvi, ne abbiamo! Ci saranno... No, non dico niente. No, non dire niente. Non dico niente. Va bene. Prossima. Ciao. Ciao a tutti.